Troviamo a Santa Marinella. Viva le case chiuse. Firmato. Pecora ribelle. Attenzione, sta passando un disperato. Ecco, arriva. No, pecora, non ti fare ipnotizzare dall'ottagono, pecora. Occhio, pecora, che te se magnano. Oppure il maiale. Il maiale ha messo dove sta lui, però. Sti zozzoni. Azzozzoni, l'abbiamo scoperto. Basta, azzozzoni. Avete il coraggio di dire cosa come stanno, zozzoni. Oh yeah. Chi comanda l'Italia? Questi qua. Pecore. Certo, come no. E anche a Santa Marinella c'è sempre l'Octogon. Questo è il castello e questi sono i giocattoli dei miliardari. Lucifero. Versione mare, però siamo a Santa Marinella. Oh, ma passiamo al carciofo intanto. Ci sono tre croci piegabili e qui si tortura qualcuno, ovviamente. Cioè, spero tanto che servano per reggere qualche barca e non per, però sembrano le tre croci, no? Sentami, scusi, ma quelle croci l'hanno che sì, che... No, hanno fatto la Via Crucis al Venerdì Santo. Ah, ho capito. Ho fatto una manifestazione. Pieghevoli, cioè perché... pieghevoli perché li mettono su e poi li tirano su con le corde la sera. Ma perché mettono qualcuno sì, lì sulle croci? Sì, tre figure che sono, viventi. Sì. Cioè sono persone veramente. Sì. Ecco, Cristo. Vediamo qua che il mare porta dei frutti, no? Quindi c'è una bici qua, volendo. Però possiamo trovare anche altri prodotti. Se ci mettiamo un po' a cercare. Pure quest'acqua qui non è molto, cioè può sembrare così pulita, ma non lo è, perché qui si scaricano le peggio schifezze. Ma abbiamo anche una pecora ribelle qua che ha scritto sui sassi. Vediamo cosa ha scritto. Infinity 888. Ah. Abbiamo una pecora saggia qua che ha visitato questo posto. Brava pecora. La tua filosofia però ti ha fatto scarabocchiare la natura, zozzone. Questo è l'amianto. Che quando piove la mangiamo noi. Ci sono le mucche. Bello! Il vitellino, ecco la mamma, i fratellini, o i zii, boh. Tutti verranno divorati fra poco, se è sfortunato pure lui. Bella, allora, che te sta a mangiare? L'amianto? Buono l'amianto. Che? Carta igienica serve? No. 12 ha fatta lì dove mangiano, ottimo. Le pecore anche cagano lì dove mangiano, un po' come noi che sporchiamo quello che poi mangeremo. It's party time per le mosche, come dico, come le mosche sulla merda, no? Dove c'è quello famoso le mosche stanno tutte là, si crea comunità sopra la merda. Questo si può mangiare, è buonissimo, crudo questo, anche questo crudo. Io adesso, perché mi diceva il tipo, no, l'altra volta, prendi solo la punta. Io ho assaggiato adesso la foglia grossa anche, è buonissima, mamma mia. Se mangiamo l'insalata quella del supermercato che fa, che ci hanno spruzzato chissà che cosa, questa è roba spettacolare. Questa è la foglia, parte così a cuore, poi punta appuntita, lunga,
e c'ha questo verde così chiaro un po' rispetto a quell'altra pianta che l'assomiglia. Mamma mia, questa è una svolta proprio, perché vorrei fare due bustine, una con roba cruda e l'altra con ortiche, che sto scoprendo l'ortica ha bisogno di ombra e un po' di umidità, però qui siccome stiamo vicino al mare, non molto lontani dal mare, questo è un bosco un po' particolare, un po' più secco, diciamo. Ovviamente l'unica cosa è inutile che vi dico che non si può prendere il trifoglio o sta roba, qualunque sia, al parco lì, in piazza Garibaldi, diciamo, no? In città. Non si può fare perché la roba è velenosa là, con i cani che hanno pisciato, con medicine, a peggio roba tossica, no? Il CO2 e tutto quanto. Quindi fate una camminata, trova una montagna, perché di solito abbiamo visto lì che c'era nel mare, no? Roba elettronica, le peggio schifezze porta al mare, no? Va tutta giù. Quindi salire un po' in montagna in alto. Qui per esempio io sono salito 300 metri. Qualsiasi cosa brutta che succede nel mondo, ragazzi, lo fa sempre il malato di mente, che è l'uomo. Certi schizzati di mente. E poi che fanno questi schizzati di mente? Vanno in TV, siccome controllano tutto il sistema, e che fanno? Danno la colpa alle regole. Cioè, siccome vogliono un mondo, perché loro ci si trovano bene in alto, senza regole, no? Allora dicono alla gente, ma sapete che nella Bibbia è tutto un inganno, perché così state sotto Dio. Sotto Dio, ma 100.000 volte sotto Dio, deficiente piuttosto che sotto l'uomo. Tutti ce la possiamo fare, dicono, no? Anche tu ce la puoi fare. Non ci sono regole. Però se giochiamo a un gioco senza regole, loro vincono perché sono lupi, ok? Sono di un'altra specie, ragazzi. Il malato di mente diventa di un'altra specie e ha bisogno per vincere senza regole. Per esempio, in una partita di calcio, no? A te ti piacerebbe, per esempio, che l'arbitro non fischi mai i falli? No, servono le regole perché sennò è ingiusto. Invece loro hanno fatto una partita di calcio dove ci sono questi che vengono in tacco, ti rompono i piedi senza problemi, perché ovviamente sono molto più grossi di te, più grossi di te. Perché sanno che non c'è più l'arbitro e sanno che possono vincere. Questo è Dio, ragazzi, è l'arbitro. Beh, 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 qui diventa veramente impossibile. Impressionante. Queste sono le scarpe da fighetto di mio fratello, che lui non usa più perché magari sono fuori moda. Finalmente stanno per essere usate come si deve, diciamo, no? Ora, giù o su? Su, te becchi the shrub in the face. Let's go here with the ass. Holding like this. Holding like this. Mamma mia, è fangoso. Come si è potuto vedere, perché scende l'acqua qua. Ecco. E mo? What? Queste sono pietre appuntite, eh? Pietrangolari là di Marco Guzzi in faccia a sti zuzzuni. Ognuno si inventa una propria filosofia per magnà, capito? Si inventa una propria filosofia per magnà. La filosofia è solo uno: ama il tuo prossimo come te stesso, così stai bene. Il risultato è tranquillità, stai bene, ok? Sti mostri, tutta sta roba new age, no? Che molti di voi, vedo molta gente che si è buttato su sta roba così, alla Malanga, a questi mostri giattoli così, senza capire che questa è tutta roba. Per esempio, noi in India ho visto un video dove, per esempio, fanno vedere questo modo di pensare, tipo della reincarnazione, no? In India è visto come normale, per esempio, vedere bellissimo, guarda il fango. È visto come una cosa normale, bello parlare di filosofia mentre sto rischiando la vita, è bellissimo. No, come Malanga. Ah, Malanga, ma vattene a fanculo, a mostro. A mostri. A mostri, sveglia, raga, sveglia. State a sentire sti mostri. Ogni volta che vedete qualcosa che va, che molta gente la segue, è merda. Perché il sistema è molto violento, non te lascia, fa niente di buono. C'è da combattere. A un certo punto ci siamo ritrovati in un ruscello molto bello. Potrei usarlo
pulire le scarpe. Ah, possiamo usare ossa di un animale morto. Vediamo un po' se è possibile spezzare le ossa. Ecco, hai visto? Very nice. Bello, bello entrare alla metro come l'altra volta così, eh? È un nuovo look. Le chiavi per modificare l'universo. Malanga te li darà. Tu potrai modificare l'universo così, non come me. Ora è la chiave, pecora. Pecora! Dagli i soldi, pecora! La vertebra è un osso molto importante. Vedete il mio nuovo look? Spettacolare? Eh? Io non c'ho la caviglia fuori come i giovani sexy di oggi. Purtroppo sono rimasto un po' indietro, diciamo. Non ho la chiave per modificare l'universo come loro. Ma un giorno lavoro la chiave. Voglio diventare Dio, voglio modificare l'universo. Non si sa. Però sto. E quello è importante. C'è questo Barnaba, come cazzo si chiama? Neggi. Barnaba Neggi. E praticamente si inventa. Ne ho parlato poi in altri video. Lo fa così perché c'ho i ragni davanti. Praticamente si inventa un sacco di cose nei video, dove praticamente dice a questi dementi che lo seguono che praticamente è tutta colpa. E se vi dicessi che la musica che sentiamo, e se vi dicessi invece che Matrix, e se vi dicessi che in testa noi abbiamo tutte cose che praticamente la gente quando va là sente questo dice: ah, ecco, è colpa loro, grazie. Colpa loro, quindi noi non possiamo fare niente. Lui, capito, gli dà quel fix, no? Quella droga, no? Che permette alla pecora, no? Che sente, che fondamentalmente non gli va da fan cazzo, non gli va ad alzare il culo, manco di parlare di certe cose, perché è difficile. Invece così dice: ah, ma c'è questa cosa impossibile, quindi non possiamo fare niente. Gli dà il dollaro al tizio là, gli compra la maglietta e quello gli dà un'altra dose col prossimo video. Si inventa un'altra cazzata dove dice: ragazzi, non vi preoccupate, non dovete fare un cazzo, dovete solo vedere i miei video e così sfogarvi per un attimo così, eh? Poi ritornate al lavoro come pecore e io mi sono perso. Ci si perde, ci si ritrova, fino a mo se siamo sempre ritrovati. Tutta questa filosofia, tutti questi zozzoni adesso, cosa hanno prodotto? Il niente. Allora, a proposito di reincarnazione, che l'ho lasciata a metà prima, che stavo per crollare dal precipizio, e praticamente quando tu dici alla pecora che guarda che in questa vita tu purtroppo sei nato povero e questo invece è nato ricco e quindi lo devi accettare, pecora purtroppo, e tu in un'altra vita hai fatto qualcosa che non dovevi, insomma. Stranamente tantissime pecore hanno fatto qualcosa che non dovevano e pochissime pecore hanno fatto qualcosa che dovevano e quindi ecco perché ci troviamo così. E quindi la pecora accetta. Infatti la gente che va in India vede praticamente la miseria pura proprio. Infatti io ho sempre avuto questa cosa dell'India, di un posto veramente infernale, cioè se mi vuoi tipo violentà, il posto che mi viene in mente proprio più schifoso, dove vedi quelle cose trafficate, no? Con tutti quei motorini, tutto quello schifo là, mi hanno messo in testa i mostri, quelli che comandano, di accettare la merda. Ecco perché stanno cercando piano piano di inquinare, grazie a Biglino e a Malanga, tutti questi mostri chat che hanno sfornato questi zozzoni, ti hanno detto il contrario ovviamente. Allora, considerando che la gente è stupida, no? Quello lo sappiamo, ci avete fatto caso che molta gente si è buttata in questa roba orientale? Quanti sono i cristiani invece? Pochissimi. Il sistema, se vuole far sembrare stupido una cosa che è buona, ci riesce. Uno dovrebbe quindi farsi venire il dubbio: come mai tutta questa gente si è buttata su sta roba New Age, alla Malanga, alla
Crocco Bruno e tutti questi mostriciattoli qua. E quando parli di Dio invece tutti è come se gli viene da vomitare proprio. Cosa pensi di Dio? Non penso neanche, perché non essendo credente non... Ma scusami, se cosa dici, il sistema invece spinge anche il cristianesimo? Non vedi tutte le domeniche che fanno la messa e fanno questi programmi dove parlano di Lucifero, di Dio e di Cristo? Vediamo gli effetti intorno a noi, no? Sono stati effetti luciferini o effetti, diciamo, divini? Se mi guardo intorno io vedo gente messa male. Volevo spiegare a tutti i ragazzi, a tutti i miei fan, a tutta Italia. Il loro intento era far allontanare la gente da Dio e ci sono riusciti. Oprah Winfrey spinge questa roba New Age a milioni di americani. Anche qui Guzzi, Scardovelli, tutta questa gente, come si chiama quell'altri, Malanga e tutti quest'altri, no? Spingono questa roba qua e diciamo sembrerebbe che al sistema gli vada bene e gli lasciano fare questo, no? And I love this quote that Eckhart has. This is one of my favorite quotes in chapter 1, where he says, "Man made God in his own image." Jesus says, "You are the light of the world. You are the consciousness in which the world appears, is seen." So you believe what happens to us at death when the body dies? You don't have a belief? I don't give it any thought. You don't? God, in the essence of all consciousness, isn't something to believe. God is. Yes. God is. And God is a feeling experience, not a believing experience. That's right. And if your religion is a believing experience, if God for you is still about a belief, then it's not truly God. I love everyone and everything. In fact, I had mind-blowing sex with an oak tree the other day. I was able to open my mind about the absolute, indescribable hugeness of that which we call God. I took God out of the box because I grew up in the Baptist church and there were, you know, rules and, you know, belief systems and doctrine.